Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti dei microfoni dinamici che ti consiglio per far podcast. Questo è il secondo video della rubrica che sto facendo, nella quale ti consiglio gli strumenti più adatti per far podcast, soprattutto in funzione del Black Friday che ci sarà fra qualche giorno. Ok? Allora, oggi iniziamo dai microfoni dinamici. Facciamo un piccolissimo recap. Che cosa sono i microfoni dinamici? Allora, i microfoni dinamici sono microfoni che rigettano molto di più rispetto ai microfoni a condensatore tutto ciò che non arriva direttamente davanti al microfono, ok? Quindi tutto ciò che è laterale o posteriore al microfono non viene preso o comunque rientra pochissimo. Sono microfoni quindi molto 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 adatti ad ambienti non acusticamente trattati, ok? Quindi se la stanza nella quale registri non è acusticamente trattata, questi microfoni sono probabilmente la scelta migliore rispetto ai microfoni a condensatore. Altra precisazione, per questo tipo di microfono, soprattutto per qualcuno, o hai una scheda audio che ha dei preamplificatori silenziosissimi, a tal punto che se anche tu dovessi girare il gain quasi al massimo per pilotare un microfono del genere, il preamplificatore è così silenzioso da non introdurre rumore di fondo, ok? Quindi penso alle Audient o Audient, penso all'SSL, penso a schede di questo tipo qui. Se non hai una scheda così performante da un punto di vista di preamplificatori, la scelta migliore è quella di prendere un mic booster. Mic booster sono quegli affarini piccoli piccoli che si mettono tra il microfono e la scheda audio in modo da aumentare il suono, il volume del microfono quando entra nella scheda audio e sforzare di meno i preamplificatori della scheda. Ok? Trovi sul mio canale video sui mic booster, video sui microfoni dinamici, trovi un sacco di materiale, quindi ti invito, dopo aver visto questo video, di farti un giro sul canale e guardare i vari video in modo da avere sempre più informazioni. Chiarito questo, iniziamo. Allora, il primo microfono che voglio farti vedere, che è quello dal quale ti sto parlando io adesso, è il Rode PodMic. Allora, questo è un microfono meraviglioso, se no non l'avrei comprato. È un microfono meraviglioso perché? Perché suona bene, come puoi sentire, ed è un microfono anche bello da vedere, perché comunque ci faccio video, un microfono che si presenta molto radiofonico, no? Molto broadcast come tipologia di microfono. Però al di là dell'aspetto, che può piacere o un po' piacere, suona veramente bene. È un microfono molto bilanciato, forse leggermente enfatizzante le frequenze medio-alte per rendere un po' più intelligibile la voce. Però è un microfono, come quasi tutti i microfoni della Rode, super silenzioso, il che non guasta, soprattutto in ambienti magari poco trattati acusticamente, ed è un microfono che trasmette la tua voce così come la riceve, quindi non è uno di quelli che enfatizza troppo certe frequenze. Ora lo stai sentendo, quindi ne parlo anche di meno di questo microfono, perché tanto lo stai sentendo. Costa 109 euro e secondo me ne vale la pena, perché è un microfono veramente, veramente. Il prezzo secondo me è anche un po' basso, nel senso che 100 euro ti aspetti di trovare microfoni di un certo livello basso, intendo. In realtà i prezzi dei microfoni si stanno abbassando a tal punto che anche quelli che costano poco, certo non tutti, però anche quelli che costano poco suonano veramente bene, e ti farò vedere anche nei microfoni di cui ti parlo dopo. Ok, quindi questo microfono voglio farti vedere su Camel. Il prezzo più basso è stato 92,99 euro, caspita. Quindi è sceso abbastanza, sarebbe stato un super affare prenderlo a quel prezzo. Adesso il prezzo è 109, insomma era anche qui intorno ai 105, come dire... Tienilo d'occhio, perché durante il Black Friday potrebbe su Amazon appunto scendere di prezzo, quindi sarebbe un super affare prenderlo, ok? Secondo microfono che voglio farti vedere è il re dei microfoni, lo Shure SM7B, uno dei microfoni più venduti in assoluto. Perché? Perché è bello da vedere innanzitutto, e quindi tutti quelli che fanno video, quelli che si occupano, gli streamer, eccetera, hanno tutti questo microfono, perché fa molta scena. Questo microfono, tra l'altro, è un microfono che viene prodotto da tantissimi anni ed è un microfono che suona veramente bene. Più di tutti gli altri che ti farò vedere, questo microfono ha bisogno assolutamente o di preamplificatori super potenti della scheda audio o di un mic booster, perché se no non c'è verso. Quindi fai molta attenzione: se compri questo microfono, comprati un mic booster, oppure assicurati che la tua scheda audio possa pilotare questo microfono, perché se no è un problema dopo, ok? Perché questo è veramente, ha un gain super super basso, ma è un microfono
pazzesco. Questo microfono, diversamente dagli altri, voglio farti vedere, ha nella parte posteriore due regolazioni. Una che diciamo lavora sui bassi e l'altro sulla presenza, cioè ovvero sulle frequenze medio-alte. Perché hanno introdotto questo? Perché è un microfono molto scuro, probabilmente poco adatto alla voce di una donna e magari anche poco adatto a voci che già sono cupe, già sono molto scure, a meno che non vuoi fare death metal, allora questo microfono è perfetto. Ma se tu vuoi fare, vuoi parlare all'interno del microfono, puoi regolarti, insomma, i bassi e gli alti, medio alti, in modo tale da rendere il suono migliore per la tua voce, ok? Quindi questo, volevo farti vedere questo perché, diversamente dagli altri microfoni che ti sto facendo vedere oggi, questo è l'unico che ha questo tipo di regolazione. Il microfono, come ti dicevo, molto scuro, quindi potrebbe piacere, potrebbe non piacere, ok? Dipende sempre dalla tua voce, però è un microfono pazzesco. Il prezzo è sceso, insomma, poco tempo fa a 324, sarebbe stato sicuramente un affare comprarlo. Il prezzo 369, diciamo, il prezzo che io vedo stabile già da un bel po' di tempo. Non credo sinceramente che questo microfono possa scendere di prezzo durante il Black Friday, se non tornare a 324, che comunque, voglio dire, 40 euro, 45 euro in meno, ma male non fanno, soprattutto perché devi comprare un mic booster. Però tienilo d'occhio, perché questo è veramente un signor microfono. E questo è uno, ho sempre pensato di vendere il PodMic e comprare questo, poi insomma tante altre spese, quindi ho rimandato, però prima o poi lo comprerò anch'io perché è pazzesco, l'ho provato più volte, è meraviglioso. Restiamo sempre in casa Shure con un altro microfono storico, perché la Shure effettivamente ha lanciato sul mercato almeno tre microfoni, due te li ho fatti vedere, dopo ti faccio vedere il terzo, che sono diventati microfoni leggendari. Leggendari perché? Perché questo è il microfono per eccellenza con cui vengono amplificati, non lo so, i pezzi della batteria, gli amplificatori della chitarra e così via. E tu mi dirai, Ale, ma sei sicuro che va bene anche per la voce? In realtà questo microfono qui suona veramente molto pulito anche sulla voce. Certo, essendo un microfono nato per amplificare la batteria o l'amplificatore per chitarra, sicuramente ha un boost sulle frequenze medio-alte. Però ci sono diversi video su YouTube, se ti interessano poi te li linko, nei quali con la giusta equalizzazione questo microfono, che condivide la stessa capsula dell'SM7B, può suonare quasi come l'SM7B, a un terzo del prezzo, perché 104,99 € contro i 369. È un microfono pazzesco, indistruttibile, veramente indistruttibile, lo puoi lanciare, ci puoi fare di tutto, è un microfono pazzesco, cioè ti durerà veramente per tutta la vita, ok? E il prezzo, abbiamo detto, 104 euro, è arrivato fino a 80 euro e lì sarebbe stato veramente un super affare comprarlo, perché è un gran bel microfono. Una cosa che ti chiedo: se compri questo microfono, assicurati di comprare una spugna da mettere sul microfono, perché altrimenti le P e le B, quindi le plosive, risuoneranno troppo forti nella tua registrazione. Quindi per questo microfono qui, così come per il prossimo, assicurati di comprare una spugna, fondamentale. E ovviamente un mic booster. Ok, prossimo microfono, e qui finiamo la tripletta della Shure con i microfoni leggendari, l'SM58. Anche questo è un microfono pazzesco che ho sulla scrivania perché l'ho comprato e voglio farci una recensione appunto sul canale. Quindi se non l'hai fatto ancora, iscriviti al canale, così quando pubblicherò questo video lo vedrai. Microfono pazzesco anche questo, ti chiedo di aggiungere la spugna anche su questo microfono per migliorare, diciamo, il modo in cui percepisce le P e le B e tutte le plosive. Microfono pazzesco, questo è molto più equilibrato ed è il microfono per eccellenza col quale i cantanti ci fanno i concerti in giro per il mondo. È il microfono utilizzato per i concerti. Perché? Perché ha una grandissima capacità di rigettare tutto ciò che non arriva davanti. E quindi immagina sul palco il cantante, a fianco ci sono i chitarristi, c'è il bassista, dietro c'è la batteria, e i cantanti spesso si muovono sul palco, questo microfono fa entrare solo la voce. Quindi se non hai una stanza trattata acusticamente, questo microfono, così come tutti quelli dinamici, sono la scelta più giusta in assoluto. Ok? Anche questo microfono, come gli altri due, non credo possa scendere tantissimo. Vedi, è sceso di 4 euro. Perché? Perché sono quei microfoni storici, quei microfoni leggendari che alla fine
Le persone li comprano comunque, anche a prezzo pieno, quindi è difficile che possano scendere, ma tutto sommato, se li aggiungi alla tua wishlist su Amazon e vedi che calano di prezzo, è la scelta, è il momento giusto per acquistarli. Cambiamo completamente registro, andiamo su microfoni molto economici. Questo è il Behringer o Behringer Ultra Voice XM8005. E se cerchi nel mio canale, ho fatto un video proprio di recensione di questo microfono. Un microfono che costa 17,90 euro, ma ti faccio vedere una cosa: è arrivato fino a 7,34 euro. Ora, 7,34 euro, ne avremmo dovuti ordinare un camion, proprio un container intero. Perché? Perché suonano bene. Non è uguale all'SM58, non è uguale all'SM58, ma suona molto bene e soprattutto lo paghi in 17,90 euro. Quindi, se stai iniziando adesso e vuoi un microfono che magari tutto sommato non è bellissimo come può essere, non lo so, il Rode PodMic o lo Shure SM7B, ammesso che ti piacciono quei microfoni lì, non è bellissimo come quelli, ma suona benissimo e costa 17,90 euro. Quindi questo è assolutamente consigliato, ok? L'ultimo microfono che voglio farti vedere è questo, sempre Behringer o Behringer SL75C, anche di questo trovi il video sul mio canale. Ed è un microfono, anche questo non suona come l'SM57 della Shure, ma si avvicina parecchio, e soprattutto un microfono che costa 19,90 euro, è sceso fino a 18,95 euro, quindi non tantissimo, ma è un microfono che suona veramente molto molto bene. Quindi anche questo solido, io lo posseggo, così come quello della Behringer, perché ci ho fatto anche video, e sono effettivamente indistruttibili anche loro, cioè sono fatti proprio, sono pesanti, sono costruiti bene e suonano bene, soprattutto costano pochissimo e in un ambiente non acusticamente trattato non introducono troppi rumori di fondo e fanno sentire bene la tua voce. Quindi cosa vuoi di più? Cioè, da un certo punto di vista, volendo costruire adesso il proprio setup per il proprio studio, vale la pena spendere 300 euro, 200 euro per un microfono quando con pochi spiccioli puoi avere un microfono che suona bene? Oggi per fortuna ci sono microfoni come questi che con veramente due spiccioli ti danno la possibilità di far sentire bene la tua voce. Quindi all'inizio per far podcast puoi anche non investire tantissimo. Ok, lo vedremo anche quando parleremo di schede audio, ti farò vedere come con per esempio 20 euro di microfono e un'altra cifra molto bassa di scheda audio puoi effettivamente con pochissimo farti il tuo piccolo setup, certo entry level, ma che si sente benissimo, ok? Bene, io per oggi ho finito, ti do appuntamento a domani perché parleremo dei microfoni a condensatore. Bene, io spero che questo video sia stato interessante per te, ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!